È tutto estremo, se mi dà la possibilità di toglierlo. Ma la cosa la baronia la riesce a fare? No, il castello, quello Quello là, picco, dici? quell'altro là, quello là più piccolo. No, tutto estremo, che cavolo. Eccolo, potrei riuscire a fare, mi ha fregato. Oh, non so perché mi aveva fregato. Perché mi aveva fregato l'ultima volta? No, semplice indagine, semplice no, vabbè. No, semplice e Dai, breve, no, facciamo almeno semplice del semplice. bambù, non l'abbiamo mai fatto. Vuoi fare il Giappone? E proviamo. Magari possiamo stare A tranquilli. sto punto, quella baronia, il Giappone è difficile. Troppo campo aperto. Se proprio vuoi fare un livello più complicato, fai la No. baronia a sto punto. Il Giappone c'hai troppi spazi aperti. Semplice e lunga, eccola Ok, là, sì, stavo baronia leggendo, lunga. stavo Se leggendo. proprio ne vuoi fare uno più complicato, fai questo. Vediamo un po'. Il Giappone lo puoi pure tentare di fare, però ti devi difendere bene. Arriva da tutti i lati. Ma sai che, come ho notato che l'entità ti attacca in determinati punti, se poi impari dove ti attacca, sei a posto. Cioè, è quello il trucco è capire dove è il spot per attaccarti. Quella è la cosa che io devo capire. Per esempio l'ombra ai ragazzi, ti ricordi quello là in live, attaccava qui. Poltergeist. Quell'altro ci attacca qui, ti ricordi? Ma è la mia impressione o ogni tanto vedo dei scatti che non mi piacciono? Vabbè, accendiamo le luci. Questo mette un'ansia sto posto, porca miseria. Che luce brutta. Che rumore brutto. Porca miseria, che brutto. Raga, bruttissimo. Mi scuso, ma tu sei là, poi brutto, brutto, Madonna, mi scusi tanto, non volevo disturbare, signore. Porca miseria. Mo devo capire che cacchio è però. La zona di spawn l'ho trovato, mo devo capire che cosa cacchio sei però. Vediamo un po' se lo sgamiamo. Ma qua io non sono abituato come può attaccarmi. Cazzo, questa luce rompe. Sto realizzando il come fare. Se no faccio una bastardata. Sai che devo capire come mi può come mi può rompere scatola attaccandomi. Che cazzo di rumore è stato? L'hai sentito anche tu? No, ho sentito. La No, bambina! si apri. Ok. Mi appiglia le Madonna. Mamma mia, che ansia! Vi prego, non mi mettete in mezzo di andare a cercare un oggetto occulto che io le madonne so cazzi, eh? Madonna che ansia, la bambina. Forse l'unica cosa che io odio di questo gioco sono le bambine. No, non sono mai abbastanza.
Sono pure ubriache, guarda, una è caduta al confronto. Perché le madonne ti attaccano, ti proteggono solo a te. Mo' io vedere se è vero la mia teoria che ti può attaccare. Oeeh, sta buono. Se la mia teoria è corretta, bro. Voglio vedere se la mia teoria è corretta. Tu mi Vedi, dirai cioè, qual è la tua teoria? che spotta solo da un lato, che è il lato sinistro del luogo. Se è così, l'ho azzeccato. Se non è così, almeno posso iniziare a capire come posso rompergli le scatole durante le partite, capito? Io credo che sta là, spotta. Spotta proprio là. Io ho ipotizzato, eh? Mo' vediamo. Perché secondo me c'è sempre quel punto dove l'entità inizia a seguirti e deve spottare da un punto per obbligo del gioco. E lo potresti fregare, secondo me. Non lo so, ipotizzo. Voglio vedere se ho azzeccato. Mo' vediamo se è vero, eh. Non è detto che ho azzeccato, ho detto la cosa giusta. Può essere pure che ho detto una cazzata, però. Un motivo in più di imparare a gestire il fronte anche in un modo decente. Tanto mi porta la roba a portata di mano, mi tengo, capì? Non si sa mai. Mi serve l'ultima cosa, mi servirebbe il termometro. Sì, perché io credo che l'entità, essendo un gioco che dopo tutto è un indibro, non è che è molto talmente intelligente a fare cose, deve avere i logaritmi calcolati. Quindi o sale da qua, o davanti, o qui. Secondo me dove stanno le scale? Può essere, però per questo voglio capire. Spirito, mostrati! L'ho azzeccato! Mostrati! Non lo vedo qua, però dall'altra parte. No? Ecco. Lo sapevo! Io lo sapevo allora, avevo ragione. Mostrati! Cinque. 5. Perfetto. Vedi Temperatura? col termometro? Minchia, mi è andato addosso, cattivissimo. Puoi scrivere? Scrivi sul libro. Scrivi sul libro. None. Ok. Bro, ho azzeccato il trucco, via. L'avevo capito quando ho visto la gente giocare. Ho visto sempre che la spottava. Alle spalle. Mo' me la dovresti aver preso, puttana. Sì, da via. Che cazzo. Allora, andiamo con ordine, bambino. F5. Era un 900. Non era nonno, era 900. No, ne? Scusami. Questo mi sembra che non mi ha dato temperature. Questo è un problema. Non lo so, non l'ho vista la temperatura, l'hai buttata troppo presto, non l'ho vista. E mo' dobbiamo capire se parla. La Madonna me la sta a ciupà. Tanto mo' vado lì. Devi rivedere pure la temperatura, Sì. Devi stare calma, mi stai a stuprare la Madonna, mi stai a stuprare. Guarda, qua Madonna, ti è. Meno, negativo. Puoi parlare? Puoi parlare? Puoi parlare? Puoi parlare? È un nonno comunque. Ok, incazzata leggermente una bestia. Vedi un po' che dobbiamo fare. Però è un none, è un negativo. Però non scrive, io ho paura che questa scriva da qualche parte, la devo trovare. Però il parlare, io non capisco. Non so, non è una radio, non so neanche se voce nella zona. Mo' si è calmata. Dobbiamo
Devo farla capire, devo insistere a farla a interagire con il libro. Intanto cosa possiamo fare? Anzi, per sicurezza togliamo questo del luogo, vediamo qua. Fucile, vicino alla. Ok. Ok, l'incenso lo devo portare dove lei spotta. Ok. Capito, bro? Però intanto devo portarmi dietro. Madonna. Oh, ma mi sta a stuprare le anime. Spirito, mostrati. Ah, ma non ti fa più mostrare. Ma non si mostra più, eh. Si è cacata so. In realtà mi sono cacato tanto io, però. No. Allora, vediamo. Neutro, fucile, pietra. Ok, io vedo quella pietra. Che se la faccio incalcolare. Dov'era l'occhio di tigre? Eccolo qua. Che se la faccio incavolare, però io la vado subito a fare l'incenso, perché la faccio rallentare per qualche minuto, capi? Spirito, mostrati. Corri. Qualcosa mi dice che effettivamente. Mi riportate la fotocamera? Metti la Madonna a terra, metti la Madonna a terra. No, Madonna, mamma, non ora. Madonna santa. Mia mamma vuole il room e io mi sono cacato sotto con un'entità che mi stava attaccando. Madonna che ansia. Però ho funzionato dopo il. Come si chiama? È buono dopo tutto riusare la stessa trappola. Non funziona un cavolo, però almeno te lo toglie dai piedi. Ricordiamoci. Però ci manca comunque qualcosa perché non è che l'abbiamo sconfitta. Fammi vedere che cosa possiamo fare. Perché io devo capire se disegna. Perché se disegna, bro, usiamo l'acqua santa e riesce, grazie. Perché io non ho visto pentacoli, quindi tecnicamente non scrive. Già te lo dico, non scrive. Quando ci sono le scritture, allora ci sta il pentacolo. Se no disegna, in questo caso disegna. Io credo che disegna sul libro. Quindi la dobbiamo triggerare un po'. Capito? Madonna che corso che ho fatto, Madonna che ansia. Però devi comunque dovresti andare a cercare, no? Le scritture. No, ma sono sicuro che disegna. Uè, non t'ho azzardato. Spirito, puoi scrivere? A parte che a me mi interessa vedere. Tanto me lo preparo l'acqua santa, me la butto addosso, gliela butto e poi. Con calma la pipe, sì, perché un conto è che è il crocifisso, bro, un conto che hai. Che hai. Come si chiama là? Hai la Madonna, tu la butti a terra e so cavolo, io. Spirito, mostrati. Puoi scrivere? Ok. Ha funzionato, quindi scrive. La mia domanda è se parla. Non parla, non fa versi, non capisco. Però ha funzionato. Quindi disegna, devo capire solo dove.
Vediamo con questo se lo esorcizziamo, siamo a cavallo, ma credo di sì. Minchia quanta. Ah, guardalo. Tu che infesti questo luogo nel nome del Signore, che torni da dove sei venuto, possa la tua anima tornare sulla terra, possa il tuo corpo tornare polvere, così sia la volontà del Signore. Ha funzionato, ma non è finita. Aia, non è finita, bro. Non è finita. Ah, ma il coso neutrale non l'ho usato? Non l'ho usato il coso neutrale, sì. Mi sembra di sì. No, devo trovare l'oggetto occulto. Io sapevo che si poteva trovare l'oggetto occulto, bro. Ma perché devi trovare l'oggetto occulto? Perché? Metti voci nel luogo, metti voci nel luogo. Recita più volte questo. E allora forse il fucile a neutroni non ne ho usato. Strano che. Ah, forse è vero, hai ragione. Vediamo un po'. Spirito, mostrati. Spirito, mostrati. Ok, minchia che ansia. Spirito, mostrati. Ha fatto un verso bruttissimo. Era una porta, non era un... Sì, era una porta, ma ha fatto un verso tipo. Spirito, mostrati. Smetti. Oh, quando ho cacciato il fucile un neutrone non si vola. Devi stare calma. Mi hai rotto un po' il cavolo, eh. Spirito, mostrati. Abbi le palle, mostrati. Parlo io che mi sto cagando so. Mostrati. Spirito, puoi parlare? Voci nel luogo, ok. Mammo Confermato. raga. E allora manca il fucile a neutroni. Madonna che Sì. ansia! Hanno aggiunto la vocina delle bambine! Ma Spirito, mostrati! Hai visto che bastarda! deve andare a cercare. Stavo a giocare a nascondino. Spirito, mostrati. Mostrati. Dai. Il fucile a neutroni mancava. Minchia, la risata dei bambini. Che ansia. Mo' a sto punto libro di segno, ma non sono sicuro che è il libro di segno. Mo' a sto punto vediamo se scrive. Capito, Sì, però devi cercare nella casa. bro? È ovvio. Adesso sono più contento e allegro. Mezzica che ha. Oh, aveva chiuso tutto, aveva chiuso. Comunque la nuove risate, prima non c'erano. Vedi che ogni tanto il beta ti dà qualche cosa in più. Questo lo appiccio che tanto qua non troverai mai niente. Qua puoi trovare qualcosa. O qua o qui dentro. Solitamente sono sempre qua le scritte. Niente scritto. Quindi disegnava, scusami, probabilmente sul libro.
Sì, può essere che effettivamente disegnava sul libro. Oh, no, sfiga. No, è qua che trovo qua. No, qua non troverò mai nulla. No, qua no. No, no, non lo troverò qua. No, allora disegnava sul libro, bro. Posso confermarti che disegna sul libro. Madonna la risata. Non ti appariva perché eri troppo verso l'esterno. Dovevi entrare più dentro per farla apparire. Però ho azzeccato dove spottano. Questa è una cosa positiva, dai. Mi sono tolto il pensiero di... Ma no, questa è stata tosta, però, eh. Bro. Era abbastanza cattiva lei. In tutto ciò, le foto... Ah, fantà. Capovolta, però c'è stato. Madonna che ansia! Mi ha messo ansia lei, eh? La bambina mi ha messo veramente ansia. Ma vediamo se abbiamo azzeccato tutto. Wow, tutto più, infatti, libro di disegno, ma non lo faceva. Non lo faceva. Mamma mia, che ansia sta bambina. I bambini mettono ansia comunque, eh. Mamma mia, i brividi. Tutto estremo, che cavolo. Intanto compro cose. Quanto? 800, posso. Mi compro un po' di cose, però, per forza. Ti ricordi che era successo tutto quel casino che posso perdere gli oggetti? Ah, sì. Quindi, eh.